Grazie. Innanzitutto io sono Tommaso Moramarco, sono un ricercatore dell'Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica di Perugia e ne approfitto per ringraziare il dottor Martinelli e il dottor Marchetti per avermi invitato a presiedere questa sessione che io vorrei introdurre brevemente. Purtroppo io mi occupo, nella mia attività di ricerca, mi occupo di quello che sta succedendo e che state osservando in questi giorni, di piene inondazioni, quindi il Tevere e molti bacini della nostra regione sono in questo momento interessati da piene per eventi particolari che ci stanno tutti coinvolgendo, anche emotivamente. Ora, però, nell'ambito poi invece di quello che è la sessione, cioè che è relativa alla gestione del territorio, delle acque e dei sedimenti riferito al lago Trasimeno, io pensavo che quest'area, in particolare quella del lago Trasimeno, da un punto di vista idrometeorologico è ben monitorato. Siamo una delle regioni forse che, grazie anche ai funzionari, ai tecnici che lavorano alla regione Umbria, è in grado di fornire dati abbastanza accurati sia sulle precipitazioni sia sui livelli e quindi di conoscere in maniera abbastanza dettagliata quelli che sono gli apporti in generale in tutti i bacini, ma in questa zona in particolare per quanto riguarda il lago Trasimeno. Sono abbastanza monitorati quindi, e siamo coinvolti anche noi come istituto nella definizione quindi dei volumi da un punto di vista quantitativo, non qualitativo. E un altro aspetto molto importante è che adesso iniziamo ad avere informazioni anche sulle condizioni di imbibizione dei bacini del lago Trasimeno, attraverso del monitoraggio che facciamo in maniera puntuale, ma anche attraverso strumenti satellitari. C'è anche un discorso di monitoraggio ambientale, quindi l'ARPA da questo punto di vista effettua periodicamente campionamenti di qualità che, se non supportati poi anche da analisi quantitative, penso siano poco proficue poi a qualsiasi analisi per quanto riguarda la tutela delle acque e in particolare del lago Trasimeno. Un altro aspetto che è importante, che viene analizzato sempre dall'ARPA, è quello dell'evoluzione delle aree fertirigate del comune di Castiglion del Lago, ma anche di altre zone che fanno riferimento sempre al lago Trasimeno. Questa è un'evoluzione nei vari anni, qui ci fermiamo solo al 2005, ma penso che l'analisi è andata avanti da parte dell'ARPA. Io brevemente, quindi, il lago Trasimeno è chiaramente un grande sistema di interesse scientifico, territoriale, turistico. Abbiamo informazioni utili per qualsiasi analisi indirizzata alla tutela di questo sistema importante e io spero che, e sono certo anzi, che questa sessione ci indicherà queste problematiche e magari anche ci farà vedere delle strategie di intervento per la tutela del sistema dell'acqua. Ora, abbiamo 5 interventi, credo che 15 minuti ciascuno, e io invito il dottor Papa, strategie di gestione. Raul Segatori, a strategie di gestione delle aree protette della direttiva Habitat. La discussione la facciamo alla fine. Sì. Benissimo.